Skip Clean and Run ha fatto tappa in Abruzzo per la quarta delle 7 maratone di plug-in in programma. L'eco runner Roberto Cavallo, promotore dell'iniziativa, ha percorso più di 42 chilometri, dall'Aquila a Barete e Pizzoli, raccogliendo rifiuti lungo il tragitto e sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza della tutela ambientale. Ad accompagnare Cavallo c'era l'ultra runner e attivista ambientale Oliviero Alotto. Insieme i due eco runner hanno percorso oltre 300 km in una settimana, raccogliendo un totale di 54 kg di rifiuti. Alle azioni di pulizia si sono uniti anche podisti, volontari e studenti delle scuole, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di un ambiente pulito. Keep Clean and Run 2024 è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dall'Università degli Studi dell'Aquila e dall'ASM. È una manifestazione che è sportiva, ma al contempo è soprattutto destinata a mandare un messaggio che è quello per tutti noi, perché riguarda tutti, nessuno escluso, che è quello di tenere pulito il nostro pianeta. Questo è il messaggio che deve passare, e quindi farlo passare attraverso una manifestazione sportiva ovviamente è, almeno per quanto mi riguarda, sicuramente una cosa veramente bella. E poi è bello ed è stato simpatico e credo anche importante